La politica italiana, così come va, non va bene. L'assetto di questa nostra visione è assolutamente vecchio, stantio, superato. L'altra volta, nella puntata precedente, abbiamo visto il piano e la sfera. Abbiamo parlato di alternanza e di alternativa e di alterità. Oggi vorrei riprendere lo stesso concetto, sempre con l'ausilio di immagini o comunque di oggetti. Come vedete, questo è un drago con due teste. In realtà queste due teste sono l'alternanza e l'alternativa, potremmo dire il partito della nazione e dall'altra parte il Movimento 5 Stelle. Ma noi potremmo anche dire, dice no, però qui c'è una visione, in realtà i poli sono tre, abbiamo tre poli, quindi diciamo immaginiamo di aggiungere una testa, no? E quindi avere il centrodestra, il centrosinistra, il Movimento 5 Stelle. Ma il problema è che il mostro con tre teste nella mitologia è quello del Cerbero. E chi era il Cerbero? Era il mostro che era nella porta dell'Ade a sorvegliare l'Ade, cioè gli inferi, affinché nessuno potesse entrare che non avesse l'autorizzazione e nessuno di coloro che erano dentro potesse uscire. Il famoso Cerbero che ha affrontato anche Ercole, no? Il mostro a tre teste. Perché tre teste? Perché ognuna aveva un simbolo, un significato simbolico. C'era la testa che rappresentava la distruzione del passato, la testa per la distruzione del presente e quella della distruzione del futuro. Ecco, anche se volessimo parlare di un sistema politico tripolare, avremmo sempre un Cerbero, cioè un mostro a tre teste che in realtà non cambierebbe niente, perché quello che c'è da cambiare non sono le teste, ne potremmo aggiungere 4, 5, ogni tanto dice facciamo, quello che non va è il corpo, è il corpo. Se abbiamo il corpo di un drago, tutte le teste che vengono fuori saranno delle teste di mostri, che non cambieranno niente perché in realtà esprimono tutti la stessa visione, lo stesso assetto politico, lo stesso paradigma partitocratico. E se non cambiamo il corpo, se non restituiamo all'alterità, a qualcosa che è altro da questo sistema logoro, vecchio, pericoloso, che ci ha portato dove siamo, è inutile che sia qui ad elencare anche la situazione della povertà italiana e i dati Istat che ci dicono circa 5 milioni di italiani in povertà assoluta. E allora per cambiare corpo abbiamo bisogno di un'altra visione, di un'alterità, qualcosa che metta in collegamento il passato, il presente e il futuro, e che proietti la complessità in cui viviamo verso un altro modo di intendere, e cioè basato sulla bellezza, perché l'Italia è considerato il bel paese, basato sulla lingua italiana, perché la lingua italiana è l'identità del nostro paese. Quindi via il Cerbero, via questa visione piana, diamo forza all'alterità, a una visione alta.